questo finale di anno 2018, che bilancio fa Lamborghini da questo punto di vista? Che anno è stato? Ma è un anno che sta concludendosi in una maniera, devo dire, molto positiva. È un anno che ha visto per la prima volta nella nostra storia il lancio di un nuovo prodotto che va a completare il portafoglio che offriamo ai nostri clienti, il nuovo super SUV, l'Aurus, e ci accingiamo a raggiungere un risultato storico per l'azienda. È un anno di grande crescita, abbiamo già superato da oltre un mese quello che avevamo venduto lo scorso anno, degli indicatori tutti straordinari in tutto il mondo, ma quello che mi preme di più è vedere un'azienda che sempre di più è protagonista nel nostro settore, sempre di più i clienti più giovani apprezzano questi prodotti e il brand in questo momento sta veramente crescendo, quindi un anno straordinario, ma come sempre quando le cose vanno bene bisogna guardare oltre e quindi pensare a quali sono le sfide del futuro, quindi sono questi mesi e gli anni che si mettono le fondamenta per l'ulteriore passo di stabilizzazione per una crescita che deve essere continua. È ottimista, pessimista, realista sul paese Italia? Perché sa che c'è molta incertezza, visto anche insomma una manovra in discussione, soprattutto un rapporto con l'Unione Europea un po' contrastante. Ma io credo che nella nostra vita ognuno a livello di responsabilità debba fare il proprio mestiere. E io dal punto di vista manageriale devo fare in modo che insieme alla mia squadra possiamo presentare un biglietto da visita del nostro paese di un certo tipo. E visto che noi praticamente il 98% lo esportiamo, il nostro compito è quello di far vedere un sistema, un'azienda dinamica, protagonista nei propri mercati. Poi è chiaro che il contesto su cui ci muoviamo è un contesto, devo dire, difficile, complesso, ma questo a livello mondiale. E quindi a ognuno il proprio compito, noi dobbiamo fare bene il nostro. Le chiedo di due persone, se posso, a cui so che lei è molto legato. Fernando Alonso ha terminato di correre in Formula 1 domenica, sentimenti di un atleta che insomma ha fatto in Formula 1 la differenza e che il mondo dei motori non è mai banale. Ma Alonso è un pilota straordinario, un campione del mondo, credo che nel periodo in cui è stato in Ferrari davvero per un attimo, per un nulla, poteva conquistare altri due titoli. Però questo fa parte della storia, forse magari anche della bellezza di non aver conquistato qualche cosa. Credo che mancherà la Formula 1 perché al di là del pilota era veramente un personaggio che aveva un suo bel peso. L'altro pilota che lascia in questo caso la Ferrari è Kimi Raikkonen. Che sentimenti ha visto? Si dice sempre che lui viene chiamato Iceman, quindi un freddo. Secondo lei ha sofferto un po' per il distacco? Ma io credo che al di là di tutto Kimi è un ragazzo come tutti quanti che dietro il casco nasconde una personalità diversa rispetto a quella che si presenta pubblicamente, un ragazzo di grande sensibilità che ha fatto anni dove ha fatto pagine della storia, non solo della Formula 1 ma della Ferrari, e lui è un ragazzo tipico dei paesi da cui proviene, quindi uno che sotto questo profilo sa cambiare pagina in fretta, quindi già da oggi so che è concentrato per la nuova sfida con la Sauber Alfa Romeo. Dal di fuori continua a essere lei tifoso della Ferrari, come ogni buon italiano. Beh, ci mancherebbe altro che non fosse così, io ho fatto 23 anni in Ferrari, sono cose che non si dimenticano.